L'occasione per ribadire quanto la collaborazione tra popoli sia fondamentale, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando. L'opportunità per incontrarsi, parlare, stare insieme e anche scambiarsi doni che simboleggiano la fratellanza e l'unione. Tutto questo e molto di più è stato rappresentato dall'incontro avvenuto nella sala consiliare del comune di Castellamonte nella mattinata di sabato 30 luglio e che si va a inserire all'interno della giornata della pace che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze dell'orfanotrofio Arca di Mariupol, alcuni giovani provenienti dalla Polonia, nonché i tanti canavesani che hanno dato vita a questa iniziativa. Alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, il sindaco Pasquale Mazza e gli assessori Claudio Betaz e Mariangela Bracco, oltre al capogruppo Alessandro Musso, tra gli ospiti dell'uscita, che ha visto anche i presenti i rappresentanti della Memoria Viva, dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione di Volontariato, che hanno aderito al progetto, la diplomatica dell'Ambasciata di Polonia in Italia, Anna Kurzer. Nel corso dell'evento, salutato anche da un momento dedicato alla musica e alla danza, è stato ribadito da tutti i presenti l'importanza dell'unione, non solo tra i giovani, al fine di permettere un futuro migliore che non sia macchiato dalla violenza dei soprusi. La giornata della pace è stata l'occasione per regalare ai ragazzi ospiti in canavese sino al 21 agosto, per mezzo del patrocinio delle autorità locali e regionali italiane, nonché dell'ambasciata della Polonia in Italia, un altro momento indimenticabile e positivo, ma anche per riflettere su quello che è stato fatto e su quel che resta da fare. Tra le associazioni che hanno dato il proprio contributo fattivo alla riuscita dell'iniziativa, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Cuneo con il gruppo Cinofili, l'Associazione Pompieri Senza Frontiere con il gruppo Cinofili, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Torino con la collaborazione dei distaccamenti di Castellamonte e Quarnier, con l'Unione Nazionale Associazione di Volontariato e Protezione Civile Sede Nazionale. Da non dimenticare neppure i vari gruppi dell'associazione Dottor Clown Italia, la provincia di Dobra, come del resto va rimarcata la piena collaborazione con le realtà locali, la parrocchia e tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo momento così riuscito e partecipato. Per tutti alla fine il premio migliore è stato il sorriso dei giovani di Mariupol, oggi lontani dal conflitto, ma che hanno anche negli occhi l'orrore della guerra. Regalare a loro un po' di serenità e gioia di vivere riempie il cuore e permette davvero di avere ancora un po' di speranza nel genere umano.